Una piccola imbarcazione di appena 6 metri è affondata ieri sera nelle acque antistanti a Lampedusa. A bordo 32 migranti, fra cui 3 donne, sono stati messi in salvo dalla guardia costiera. Si contano 4 dispersi, fra cui 2 bambini di 6 mesi e 6 anni. I loro genitori sono sbarcati. Degli altri 2 non si hanno più notizie, sono 2 uomini. Altre 144 persone sono invece sbarcate da un'altra imbarcazione approdata sull'isola. Questa mattina in acque internazionali il team di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents ha effettuato 2 operazioni di salvataggio. Ora a bordo abbiamo 164 persone, tra cui 15 donne e 50 minori non accompagnati. Tra loro ci sono 2 bambini di 10 e 12 anni. Altri 103 migranti sono stati soccorsi durante un'operazione condotta dalla Humanity One e dalla Louis Michel al largo della Libia. Durante l'intervento, secondo le ONG, le navi umanitarie sono state assaltate verbalmente dall'equipaggio di una motovedetta libica arrivata sul posto.